ora del nostro telegiornale. Schizza il numero di persone isolate in casa per Covid-19, ancora un decesso nelle Marche, oltre 400 positivi, al via l'assunzione di 3.000 infermieri, possibili microzone rosse e chiusure dei centri commerciali nel fine settimana. L'odissea di una fanese contagiata dal coronavirus in casa da 20 giorni e ancora in attesa di una chiamata dell'ASUR, ahimè le telefonate non risponde nessuno. Il sindaco di Pesaro in visita alle strutture sanitarie della città, situazione sotto controllo ma ci sono le prime avvisaglie di stress. Intanto domani apre l'info Covid, lo sportello che darà informazioni legate all'emergenza sanitaria. La città di Mondolfo si è fermata per l'ultimo saluto a Don Aldemiro Giuliani, l'ex parroco e cappellano del Santa Croce colpito dal Covid. Giovani in Piazza Fano per protestare contro le misure anticontagio. Mercoledì flash mob di Ristor Italia per dire no alle ultime disposizioni del governo. La follia di Halloween a Fano, l'opposizione punta il dito contro il comune, è una città allo sbando, nessuna azione preventiva. Sarà Paolo Notari, il nuovo conduttore della 13ª edizione di Guarda chi c'è. Da stasera su Fano TV torna il programma dedicato ai protagonisti della nostra regione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con l'andamento dei contagi nelle Marche. Dopo i 6 decessi di ieri, oggi si registra un'altra vittima. Si tratta di un'anziana di 85 anni morta all'ospedale di Ascoli Piceno. La donna presentava patologie pregresse. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 431 positivi al coronavirus su oltre 1.600 test nel percorso nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che le province in cui si registrano più casi sono Ancona con 129 e Ascoli Piceno con 118. Seguono Macerata con 109, Pesaro Urbino 48 e Fermo 11. Altri 16 poi riguardano persone provenienti da fuori regione. Negli ospedali ci sono 43 ricoveri in più per un totale di 427. I degenti in terapia intensiva passano da 50 a 53, mentre quelli in semi-intensiva da 98 a 119. Le persone in quarantena sono salite a 6.990, più 332 rispetto a ieri, mentre gli isolati in casa per contatti con contagiati schizzano a 12.555, più 1.616 in un solo giorno. Le Marche in questo momento non sono tra le regioni considerate con il contagio più alto. Questo però non ci deve tranquillizzare. Dobbiamo mettere in campo tutte le attenzioni possibili. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della seduta del Consiglio regionale. Nelle Marche non è comunque esclusa la creazione di zone rosse nei territori più colpiti dal Covid-19. Nelle disposizioni del governo, anche su valutazione degli uffici regionali, ci potrebbe essere la possibilità di chiudere i centri commerciali nel fine settimana per evitare assembramenti. Inoltre ci potrebbero essere delle limitazioni alla viabilità in quelle zone in cui l'indice può essere più elevato e quindi la creazione di micro zone rosse dove si accede e si esce solo per motivi di lavoro o di salute. Al momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale. E adesso vi raccontiamo l'odissea che sta vivendo una donna residente a Fano che dopo aver scoperto di essere positiva al coronavirus non è più riuscita a parlare con il personale dell'ASUR. Per i figli ha chiesto un tampone a pagamento. È iniziata con i sintomi influenzali lo scorso 16 ottobre, l'odissea familiare vissuta da una quarantenne di Fano e dai suoi figli di 8 e 12 anni. Dopo aver deciso in modo autonomo di mettersi in isolamento domiciliare, è stata inserita nel percorso scuola. Poi il 22 è stata sottoposta al tampone nasofaringeo e due giorni dopo la risposta era affetta da Covid-19. Immediata anche la scelta di non mandare i ragazzi a scuola nell'attesa di una chiamata da parte dell'ASUR, mai avvenuta. Nei 18 giorni di quarantena decine sono state le telefonate ai servizi sanitari, le mail inviate, le telefonate, i numeri dedicati, invano, un disagio oltre al disservizio. La spiegazione arriva anche da una voce registrata. Numero verde coronavirus Regione Marche. Durante l'ultimo contatto con l'ASUR, ci spiega la donna che preferisce rimanere nell'anonimato, mi era stato chiesto di preparare la lista dei contatti stretti avvenuti nei due giorni antecedenti alla comparsa dei sintomi. Da quel giorno l'ASUR non si è fatta più sentire, nonostante le nostre chiamate, i nostri, diciamo anche con i nostri medico, il pediatra, perché diciamo che ho anche due figli che sono a casa
da 17 giorni e quindi con i disagi che si sono creati, perché comunque fanno elementari e medie e quindi hanno perso quasi un mese di scuola aspettando che l'ASUR attivasse il percorso per noi. L'azienda sanitaria ci ha rivelato, non mi ha neanche chiesto che tipo di lavoro facessi, così dopo lunghi giorni di attesa la donna ha deciso di rivolgersi all'ospedale Santa Maria della Misericordia. A scuola è stato attivato il percorso, ma a casa ci troviamo in questa situazione che continuiamo ad essere isolati. Io per rimandare a scuola i figli ho dovuto spendere 140 euro. Ieri abbiamo richiesto questo tampone che ci è stato fatto all'ospedale Urbino, grazie a una persona che conosciamo per fortuna, e abbiamo avuto anche l'esito subito. E i bambini sono risultati negativi, quindi ci siamo anche comportati bene a casa, non avendoglielo, diciamo, trasmesso il virus. Però sta attendendo ora una chiamata per lei? Sì, sto attendendo una chiamata perché io l'11 dovrei tornare in servizio perché mi finisce la malattia e siccome anch'io lavoro a scuola vorrei sapere, perché visti i tempi che ci sono voluti per fare partire il primo tampone, a questo punto già sono fuori, non riesco a rientrare per l'11, anche fossi negativa. E nelle Marche è partita l'assunzione di 3.000 infermieri. Già da oggi, ha spiegato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, abbiamo pubblicato la graduatoria del personale infermieristico. Li chiameremo tutti per l'assunzione, che al momento sarà a tempo determinato per 3 mesi. Una volta validata la procedura concorsuale passeremo poi al contratto a tempo indeterminato. Questa mattina, ha aggiunto l'assessore, durante il collegamento telematico con il Comitato Operativo della Protezione Civile Nazionale, presieduto da Angelo Borelli, la Regione ha rinnovato la richiesta dell'invio di personale medico militare specialistico come anestesisti e rianimatori necessari per il Covid Hospital di Civitanova. Abbiamo chiesto anche medici militari per le case di riposo che oggi vivono una fase critica. Il commissario Arcuri ha comunicato a Saltamartini che 17.000 tamponi molecolari e antigenici rapidi verranno inviati domani nella nostra Regione. La situazione nelle strutture sanitarie di Pesaro è sotto controllo. Lo assicura il sindaco Matteo Ricci, che questa mattina ha fatto un sopralluogo con ASUR e azienda Marche Nord. Il servizio di Angelica Panzieri. Un tour per le strutture sanitarie di Pesaro, con l'obiettivo di fare il punto, assieme ad ASUR e l'azienda ospedaliera Marche Nord, sulla gestione del Covid-19. Missione compiuta per il sindaco Matteo Ricci, che questa mattina, appena uscito dall'ospedale San Salvatore, ha parlato di situazione sotto controllo, invitando tutti allo stesso tempo a non abbassare la guardia, anche in vista dei casi che stanno crescendo, sebbene la provincia di Pesaro Urbino registri ad oggi un minor numero di contagi rispetto al resto delle Marche. Ricci ha voluto poi ringraziare gli operatori sanitari per il lavoro che stanno svolgendo e ha promesso che tornerà periodicamente a far visita all'ospedale San Salvatore e alle strutture sanitarie del territorio. Ho voluto fare il punto con le strutture sanitarie, l'ASUR e l'azienda ospedaliera, perché siamo dentro una fase critica e quindi è importante il contatto tra il sindaco e coloro che tutti i giorni si occupano di sanità nel nostro territorio. La situazione è sotto controllo, però comincia a essere sotto stress, soprattutto sui ricoveri all'ospedale, e quindi dobbiamo organizzarci, sapendo che dovremo convivere con il virus per mesi, che avremo dei mesi, io l'ho detto, a fisarmonica, nei quali avremo graduali chiusure, graduali riaperture in base all'indice di contagio. E la nostra situazione è migliore rispetto al resto delle Marche, ma comunque i casi stanno crescendo anche da noi, quindi la guardia è massima, abbiamo bisogno di medici soprattutto all'ospedale, abbiamo bisogno di rafforzare le USCA che vadano dentro le case dei cittadini e per il resto appunto la situazione l'ho trovata abbastanza sotto controllo, ma ovviamente c'è la tensione per ciò che potrebbe accadere e soprattutto c'è anche un impatto psicologico anche sul mondo sanitario difficile, perché hanno vissuto mesi davvero drammatici e quindi bisogna stare molto vicino ai nostri medici, ai nostri infermieri. E dobbiamo continuare a dare a loro la massima solidarietà, la massima vicinanza come abbiamo fatto in passato. Non siamo nel dramma primaverile, siamo in una situazione migliore, però davvero l'allerta deve essere massima e soprattutto dobbiamo essere collaborativi nei prossimi mesi e dobbiamo essere anche molto pazienti, solidali, pazienti, equilibrati, ma grande attenzione da parte di tutti e grande sostegno al mondo sanitario. Periodicamente rivisiterò ospedale e strutture sanitarie proprio perché con loro è importante
fare il punto periodicamente, a maggior ragione in questo autunno-inverno così delicato. E adesso ci spostiamo in piazza 20 Settembre a Fano, dove un gruppo di giovani, circa una ventina, ha protestato contro il DPCM e le chiusure imposte dal governo. Presente anche un massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine. Dovremmo ringraziare ognuno di voi per l'adesione e la partecipazione a questa protesta. Questa è una cosa che personalmente non ci sentiamo in dovere di fare, in quanto le ragioni che hanno spinto ognuno di noi in questa piazza dovrebbero essere di interesse collettivo. Il motivo per il quale abbiamo esortato noi giovani a motivarsi in questa piazza stasera è quello di permettere a noi giovani, appunto, di avere voce in capitolo riguardo alla situazione economica, politica e sociale del nostro paese. Noi membri della gioventù, più di qualsiasi altra classe sociale, siamo soggetti a un profondo senso di sfiducia da parte e nei confronti di chi dovrebbe rappresentarci e di delusione nei confronti del futuro che ci si prospetta. Siamo qui oggi quindi non solo per protestare, ma per dimostrare che noi giovani vogliamo e dobbiamo far parte del tessuto politico del paese. Allora, questa idea è nata per prima cosa in riscontro al DPCM del 21 ottobre. Noi ragazzi ci siamo sentiti in dovere di iniziare a dare voce a quella che è la porzione della gioventù principalmente fanese, ma che speriamo che poi arrivi anche al resto della gioventù nazionale, perché pensiamo che quella di noi giovani sia una sezione del tessuto sociale lasciata in quanto in disparte. Siamo l'ultima ruota del carro, secondo alcuni. Veniamo, diciamo, utilizzati spesso come capro espiatorio. Molto poco spesso si prende seriamente quelle che sono le nostre considerazioni in campo politico, sociale, economico, filosofico, qualsivoglia categoria. Quindi noi abbiamo voluto creare questa sorta di linea di contatto comune tra noi ragazzi che permetta di contattarci in maniera più efficace rispetto a quelli che sono i semplici social network, che sono una sorta di filtro tra la connessione tra noi ragazzi, e vogliamo puntare il più possibile sul contatto umano, ovviamente nei limiti di quello che sono i distanziamenti sociali. Siamo partiti dai social, ma all'inizio abbiamo cercato di spingere la voce attraverso il passaparola, appunto, proprio per evitare che la comunicazione passasse attraverso i classici mezzi di comunicazione, ad esempio storie, post su social network o quel che è. Non ci definiamo all'interno di un partito, anche perché penso che noi giovani non troviamo realmente qualche partito politico che ci rappresenti realmente. Quello che vogliamo puntare a fare è emancipare, presentare quello che magari è il problema della gioventù all'interno di questa situazione e cercare di mettere in chiaro perché i giovani a volte hanno delle reazioni anche poco comprese dal mondo degli adulti. Ci hanno istruiti fin da piccoli al nichilismo più totale. E le ultime restrizioni imposte dal governo hanno provocato anche la chiusura delle scuole di danza, già in difficoltà dal primo lockdown. Ma a Fano c'è anche chi non si è arreso, si è reinventato con delle lezioni online. Li hanno portati. Rialzarsi, rimboccarsi le maniche e reinventarsi. Le insegnanti professioniste dell'Accademia dello Spettacolo di Fano non si sono mai arrese, nemmeno in un periodo storico e duro come quello che stiamo vivendo. Infatti le scuole di danza sono state chiuse ancora una volta dal governo per limitare i contagi da Covid-19, ma dopo aver speso migliaia di euro in prodotti per sanificare e per garantire la sicurezza all'interno dei locali, sono rimaste senza aiuti o quantomeno non all'altezza delle spese sostenute e delle tante difficoltà che tutt'oggi stanno affrontando. Abbiamo cercato di ripartire a giugno e luglio con poche persone, quelle che si potevano e quelle che comunque ci hanno un po' seguito con le lezioni online che abbiamo fatto. Agosto abbiamo richiuso perché tanto quello è il periodo, già giugno e luglio, in cui si va verso la fine dell'anno accademico, invece noi l'abbiamo ripreso. A settembre si è ripartiti in modo anomalo, perché comunque c'è chi ha aspettato l'inizio della scuola, chi comunque aveva paura, che comunque avevamo preventivato. Quindi adesso siamo arrivati a ottobre, che ci siamo ripresi un attimino e ci dicono di chiudere. Adesso, perché per carità, stanno richiudendo un po' tutto, quindi. Però come si va a riaprire? Cioè il 24, quando hanno detto che si riaprirà, si apre? Come si apre? Noi andiamo incontro al periodo natalizio, che già comunque la gente va in vacanza e tutto quanto, quindi si riaspetta cosa? Febbraio?
cercheremo di risollevarci, però ecco, la situazione è critica. La struttura che abbiamo, ci spiega Milena, è molto grande e i costi da sostenere sono alti. Ad ogni modo non è mai mancata la vicinanza delle insegnanti in ogni momento vissuto il lockdown, così come in estate ed ora. Abbiamo cercato di sostenere il più possibile le bambine e le ragazze del nostro centro, ci ha detto Mascia Valentini, persino la domenica tramite Skype, ma c'è chi ha sofferto molto per queste nuove modalità. È ovvio che sono stati giorni lunghi e quindi poverine, molte ne hanno subito veramente un fatto molto personale, addirittura disgustate da queste video lezioni, tant'è che nel momento in cui siamo riusciti ad aprire qualcuna era talmente felice di ritornare, toccare il pavimento, e quindi era entusiasta, però poverina aveva il panico, dice io non più queste lezioni online. Chi ne ha risentito di più, ci spiega l'insegnante di danza classica, sono state le bambine dagli 8 ai 10 anni. Quindi anche per sostenerle alcune proprio si erano proprio perse. Perse e non si facevano proprio sentire perché proprio hanno realizzato un disagio psicologico molto grosso. Nonostante le difficoltà ce la state mettendo tutta. E ho fatto anche un corso io di Covid, quindi ho anche proprio un'autocertificazione proprio per esercitare, per continuare anche a esercitare tutte le lezioni che abbiamo fatto fino a che questa cosa insomma non avrà fine, speriamo il prima possibile. E adesso torniamo a parlare della protesta capitanata dal ristoratore Umberto Carriera che si è svolta ieri a Pesaro, perché oggi è arrivata la replica del sindaco Ricci. Ogni insulto che mi è arrivato da questa piazza per me è una medaglia al petto, ha scritto su Facebook. A Pesaro le leggi le devono rispettare tutti, soprattutto durante una pandemia. In questo momento, ha proseguito Ricci, servono grande equilibrio e programmazione. Per questo continueremo ad incontrare gli esercenti, i pesaresi più colpiti, gli stessi che ieri in piazza non sono andati stanchi, ha concluso il primo cittadino, di essere strumentalizzati per un po' di becera pubblicità. Mercoledì pomeriggio alle ore 16 l'associazione Ristor Italia terrà un flash mob al ponte del Lido di Fano davanti alla Capitaneria di Porto. Prenderà parte al movimento il personale dell'Oreca, bar, ristoranti e tutte quelle attività che fanno parte della categoria. Durante l'iniziativa verrà esposto un cartello in segno di protesta contro le ultime disposizioni prese dal governo Conte. Il flash mob si svolgerà in contemporanea con tante altre città italiane e straniere. E da domani a Pesaro aprirà l'InfoCovid, lo sportello dedicato ai cittadini che potranno ricevere informazioni sui tamponi, mascherine, bonus e agevolazioni legate all'emergenza coronavirus. Si chiama InfoCovid, lo sportello informativo e di supporto per i cittadini del comune di Pesaro legato all'emergenza coronavirus. Un servizio importante per offrire ai pesaresi le risposte alle più concrete necessità, come quella di ottenere informazioni sui comportamenti da tenere, sulle norme da seguire, avere chiarimenti sui monitoraggi dei tamponi, sulla distribuzione delle mascherine, su come accedere ai bonus dedicati all'emergenza e tanto altro. Lo sportello in via Lombardia 2, all'interno della sede del gruppo di protezione civile di Pesaro, sarà attivo da domani, mercoledì 4 novembre, e rimarrà aperto al pubblico per 3 giorni a settimana. Il mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19 e il venerdì dalle 9.30 alle 11. Le informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al numero 0721 38 76 16 o inviando una mail a infocovid.pesaro@gmail.com. Devo dire innanzitutto che è un servizio che parte grazie alla volontà della Protezione Civile Pesarese Comunale e l'associazione genitori volontari. E Francesca Matacena ci ha proposto come amministrazione di istituire questo sportello, visto come aveva funzionato il lavoro dei volontari della protezione civile durante la pandemia primaverile, di marzo-aprile siamo a disposizione della cittadinanza, di chi è in situazioni di maggior difficoltà, anche per la spesa, per il giro in farmacia,
tutte quelle piccole attività che magari una persona anziana che deve rimanere dentro casa e non ha la disponibilità di amici, parenti o conoscenti, ha una persona o un numero di telefono a cui rivolgersi per provare a risolvere quelle che sono le difficoltà del quotidiano. Protezione Civile Comunale sono tutti totalmente volontari, non hanno rimborsi, non hanno niente, hanno solamente una gran voglia di dare una mano. E speriamo che serva il meno possibile, io dico sempre, però sappiate che se qualcuno ha bisogno ci siamo. La città di Mondolfo si è fermata per osservare un minuto di silenzio oggi alle 15 in memoria di Don Aldemiro Giuliani, il prete colpito dal coronavirus, deceduto all'età di 86 anni. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Sant'Agostino. I particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Amate la gente che soffre. Ci sono tante persone che soffrono e pochi che si interessano a loro. Sono le parole che Don Aldemiro Giuliani, ex parroco di Mondolfo e cappellano del Santa Croce di Fano, ha lasciato scritte prima di spegnersi e che sono state lette da Donaldo Pier Giovanni durante la celebrazione dei funerali presieduta dal vescovo di Senigallia Franco Manenti con Don Emanuele Lauretani, che si è aperta con un minuto di silenzio in sua memoria, indetta dal sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Invito ora tutta la cittadinanza ad alzarsi in piedi e ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Don Aldemiro e per esprimere vicinanza e affetto ai suoi cari. Il sacerdote di 86 anni era amato e benvoluto da tutta la comunità e conosciuto da tutta la diocesi. Era stato ricoverato nei giorni scorsi ed in un primo momento sembrava che le sue condizioni fossero migliorate, per poi aggravarsi nuovamente. Questa volta il sacerdote, colpito da Covid-19, non ce l'ha fatta. Ma quello che lascia scritto nel suo testamento spirituale è un messaggio di speranza. Io non dovrei avere paura della morte. Al di là della porta della morte si trova Dio che mi aspetta con il suo amore misericordioso. Ma è un passo sempre difficile per tutti. Vorrei gridare con San Paolo, desidero dissolvermi per stare con Cristo. Ma io non ho la fede di Paolo. Mi consegno completamente alla bontà di Dio, di quel Dio che desidero vedere e abbracciare, di quel Dio che già hanno veduto e abbracciato molti dei vostri cari che sono arrivati prima di me nella casa del Padre. La famiglia di Don Aldemiro siamo tutti noi. Così il nipote del sacerdote all'altare con le lacrime agli occhi e la voce spezzata, rivolgendosi ai presenti alla cerimonia svoltasi nella chiesa di Sant'Agostino di Mondolfo. Di fedeli a cui è sempre stato profondamente affezionato, come anche ai malati dell'ospedale Santa Croce di Fano, dove è stato cappellano. Un saluto affettuoso a tutti i mondolfesi, specialmente a quelli che in questo momento sono in particolare difficoltà. Saluto tutti i malati dell'ospedale di Fano, i medici, gli infermieri, gli inservienti, gli impiegati. In una parola, il personale è tutto. Vivere con loro per decine di anni è stata una grande gioia. E un saluto anche agli orfani dell'orfanotrofio di Senigallia. Sono stati la mia famiglia di adozione. Io ho adottato loro e loro hanno adottato me. Un abbraccio a tutti e un arrivederci. Addio, che significa addio. Don Aldemiro Giuliani. Torniamo a parlare della follia di Halloween a Sant'Orso di Fano. Mentre proseguono le indagini delle forze dell'ordine per individuare gli autori degli atti vandalici, oggi è intervenuta l'opposizione che attacca il Comune per non aver messo in campo azioni concrete di prevenzione.
E la prevenzione tanto promessa è la domanda che pone il Movimento 5 Stelle di Fano dopo i fatti accaduti nel quartiere di Sant'Orso la sera di Halloween. Bastavano poche telecamere, hanno ribadito i consiglieri grillini, mentre adesso si chiede a chi ha visto o filmato di collaborare con le istituzioni. Giustissimo il senso civico, hanno proseguito, specie se ci sono evidenti lacune dell'amministrazione. Come spesso accade, a questa giunta ci si accorge solo a posteriori delle cose non fatte. Francesco, lei abita qua vicino, era in casa sabato notte? Sì, io abito proprio su questo campetto. Eravamo in casa, sia il pomeriggio, abbiamo sentito grosso rumore, grossa confusione. Sono uscito anch'io per vedere e ci siamo resi conto che c'erano bandi di ragazzini, non solo del quartiere, che mettevano a soqquadro l'intero quartiere, in modo particolare questa zona. Anzi, mi preme dare solidarietà agli abitanti del quartiere di Sant'Orso, di questo angolo in particolare, ed anche alle forze di polizia, che sono state oggetto di insulti, di lancio di raudi contro da parte di queste orde di ragazzini che hanno compiuto dei veri e propri atti vandalici. Si poteva fare qualcosa in più per prevenire questa situazione? Sicuramente sì. Innanzitutto occorre dire che c'è sicuramente un disagio giovanile che va affrontato come tematica a livello comunale in maniera molto seria. Ma si poteva prevenire? Sì, perché ripeto, io l'anno scorso, abitando qui, ho visto cosa è successo l'anno scorso, dove hanno rovinato una casetta in legno che adesso sembra, dice l'assessore Cucchiarini, che quei ragazzi sono stati individuati, faranno un corso di recupero per ricostruirla e capire i danni che hanno fatto. Benissimo, però l'anno scorso abbiamo chiesto, mettiamo le telecamere, perché anche se non sono la soluzione del male, però sono un grosso disincentivo. Quindi bisogna affrontare questa tematica mettendo come prevenzione le telecamere sicuramente, ma anche studiare quello che è il disagio giovanile che ha portato questi ragazzini a compiere dei veri e propri atti vandalici. È una città allo sbando, hanno invece commentato i consiglieri della Lega che presenteranno delle mozioni in consiglio comunale. Fano, hanno scritto in un post su Facebook, non può essere lasciata all'abbandono, soprattutto in un momento come questo. Il sindaco, essendo responsabile della sicurezza cittadina, deve intervenire al più presto. Occorre un intervento immediato e non l'ennesimo appello inascoltato sui social per dare risposte e mettere in sicurezza la nostra città. Fermo restando che quello che è successo è sicuramente gravissimo e che i responsabili vanno individuati e puniti, la politica a Fano sta facendo un'operazione a nostro avviso molto grave, cioè quella di scaricare le proprie responsabilità sulle famiglie, quindi andandole a accusare di scarsa educazione, di scarsa sorveglianza. La politica si deve assumere le sue responsabilità in tema di sicurezza e controllo del territorio, che nello specifico riguardano due aspetti secondo noi. Il primo è quello del controllo della videosorveglianza e delle telecamere. In questi anni gli investimenti fatti e anche l'ultima delibera di 300.000 euro sono per telecamere che servono a fare le multe, quindi a colpire i cittadini nelle proprie tasche. Dal secondo aspetto che riguarda la sicurezza è la gestione e i compiti affidati e l'organizzazione interna della Polizia Municipale di Fano, che è sicuramente sotto organico, ma che comunque al proprio interno ha praticamente più della metà del personale impiegato in compiti interni, mentre l'altra metà in compiti esterni, che considerando ferie, permessi, malattie e quant'altro riduce la presenza sul territorio a 2-3 pattuglie al giorno, tenendo poi conto che nei mesi invernali il servizio praticamente finisce alle 7 di sera. Per cui è necessaria sicuramente, come Lega Fano presenteremo delle mozioni sia per l'impiego delle telecamere nella vera sorveglianza del territorio, sia per quello che riguarda la rivisitazione del corpo della Polizia Municipale. È dedicato a Fermignano e al suo territorio il calendario 2021 presentato dalla Midor, che raccoglie i 12 scatti più rappresentativi della città, dai momenti di festa a quelli più difficili affrontati durante il lockdown. Scatti che rappresentano le bellezze della città di Fermignano e che passano dalla sua storia alla sua tradizione, quelli che Midor ha racchiuso nel suo calendario 2021 realizzato in collaborazione con il Comune. Progetto che ha l'obiettivo di omaggiare e promuovere il territorio a cui l'azienda è da sempre legata. Noi ci siamo sin da subito ispirati dal 1982 alla natura, a essere sempre più vicini alla gente, perché amiamo questi luoghi. Li vogliamo vivere questi luoghi, ci teniamo molto perché se ci ragioniamo bene in fondo, diciamo che i privilegiati alla fine siamo noi dell'entroterra. Questo periodo, più o meno lockdown adesso, lockdown questa primavera, ci ha dimostrato che noi dobbiamo vivere con la natura, dobbiamo conviverci, dobbiamo ispirarci alla natura, perciò dobbiamo proporre, ecco anche il motivo di questo calendario,
dobbiamo proporre il nostro territorio, perché i primi in crisi forse siamo noi. E rimarco e dico bene a chiaro e tondo che i privilegiati siamo noi. Insieme a Midor abbiamo fatto questa nuova partnership per il lancio di questo calendario dedicato alla nostra città, ma soprattutto al nostro territorio. Un calendario che ci permette di valorizzare tutti gli scorci della nostra città, ma anche la storia attraverso il Palio della Rana e soprattutto anche il Gran Premio del Biciclo Ottocentesco. Un calendario importante che entrerà dentro le case di tanti europei, perché Midor lavora per tutta Europa, e arriverà appunto a 20.000 persone. Ma il calendario presenta anche un'altra particolarità. La città di Fermignano infatti viene rappresentata nella sua versione diurna e notturna in un periodo buio come quello del lockdown. Il calendario, la particolarità è che nelle foto notturne si vede Fermignano assente da persone, perché le foto erano state fatte nel periodo Covid, quindi c'è un'alternanza tra foto diurne in una normale vivibilità del territorio a foto notturne dove eravamo sotto il periodo di lockdown. E è anche un buon auspicio, speriamo, per il prossimo anno, in modo che ci possa far ricordare quello che abbiamo passato in questo 2020. E questa sera prende il via su Fano TV la 13ª edizione di Guarda chi c'è, al timone del programma dedicato ai personaggi delle Marche ci sarà il noto conduttore Paolo Notari. Guarda chi c'è. Sarà il noto giornalista e conduttore Rai Paolo Notari a condurre la nuova stagione di Guarda chi c'è, il programma che fa conoscere i personaggi e le varie realtà del territorio locale e regionale attraverso interviste, immagini e approfondimenti. Il format, che quest'anno compie 13 anni di età, è ideato dall'agenzia Zarri Comunicazione e andrà in onda ogni martedì e giovedì alle ore 20:50 circa sul canale 17 di Fano TV, visibile in tutta la Regione Marche, subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia. Sono molto molto contento di affiancare alle mie levatacce mattutine questa collaborazione con Guarda chi c'è, che mi è stata offerta da Nicola Zarri, che ne è produttore. So che è un programma che voi amate molto, so che è un programma che ha avuto tanto successo nei 13 anni passati, mi avvicino in punta di piedi ma con grande entusiasmo per incontrare e farvi conoscere personaggi che arriveranno dalle 5 province della Regione Marche. Andremo a conoscere le loro forze e le loro debolezze, andremo a curiosare nelle loro vite, nelle vite di sportivi, di politici, di attori, di uomini di spettacolo, di grandi imprenditori. Vi aspetto da martedì in prima serata, Guarda chi c'è. Il primo ospite sarà proprio il neo governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Stiamo per entrare per intervistarlo. L'appuntamento con Guarda chi c'è dunque terrà compagnia ai telespettatori fino a maggio del 2021, ogni martedì e giovedì, con numerose repliche settimanali e visibili poi sul sito guardachicè.tv. E adesso vi mostriamo queste immagini che ci arrivano da Piazza del Popolo a Pesaro, dove questa mattina è arrivato l'abete a bordo di un camion. L'amministrazione comunale aveva già spiegato che il prossimo periodo natalizio sarà diverso, senza mercatini, spettacoli, pista di ghiaccio, ma aveva anche assicurato che l'evento Pesaro nel cuore avrebbe mantenuto i tappeti rossi nel centro storico, le illuminazioni e l'immancabile albero più illuminato d'Italia, con oltre 60.000 LED. E vi annuncio che lunedì prossimo il protagonista del nostro programma Primo Cittadino sarà proprio il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ecco qua tutti i numeri di riferimento per intervenire in diretta. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, poi la prima puntata di Guarda chi c'è dedicata al presidente della Regione Marche Acquaroli, a seguire uno speciale sulla presentazione del calendario 2021 della Midor. Grazie per averci seguito. Arrivederci.